La sombra. No. L'abbiamo qui alla media, il premio media l'ha vinto lei quest'anno, un premio alla scienza e famosissimo proprio per aver scardinato il sistema delle regolamentazioni genetiche del virus. Questo ci interessa molto perché fino a quando è arrivata lei è rimasto il mondo un po' chiuso al 15. Dunque, come è riuscita a fare questo? Ma allora, esistono caste anche nel mondo scientifico e insomma qualche anno fa io mi sono trovata con un tesoretto che era un virus, ognuno ha i suoi di tesoretti e mi è stato chiesto da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di mettere la sequenza genetica che poi è l'impronta digitale del virus in un database ad accesso limitato al quale potevano avere accesso solo 15 laboratori e io mi sono rifiutata di farlo. Quindi nell'era di internet, nell'era della condivisione, nell'era della collaborazione mi sono insomma, ho lanciato questa sfida e ho detto ma se noi dobbiamo combattere una epidemia di questo tipo bisogna che lavoriamo tutti insieme, quindi che non è possibile che solo 15 laboratori lavorino su questa problematica e facendo questo ho fatto partire una scintilla che ha poi innescato un sistema che oggi ci porta a essere in una dimensione diversa. Però è stato un coraggioso no il suo, il primo. È stato sì, un atto, allora io lo definisco un atto di buon senso perché mi sembra anche logico che di fronte a un'epidemia del genere insomma, c'erano dei sistemi, degli schemi che erano obsoleti. Ho detto di no all'Organizzazione Mondiale della Sanità e gli ho mostrato una via alternativa. Ci voleva una donna italiana. Appunto, stavo dicendo questo che è un buon senso la donna. E un altro di luoghi comuni è quello che vede molto spesso il mondo della scienza un mondo maschile. E noi, tra l'altro, abbiamo molte scienziate famosissime e abilissime, bravissime, insomma, tutti superlativi, che sono donne. Comunque è anche da sfatare questo mito della scienza relegata, che è un campo solo maschile. Lei ci è riuscita per sì, no, le donne sono sono i motori della scienza. Io nel mio laboratorio, che insomma consta di 70 persone, più del 70% sono donne. Le donne hanno molto più metodo, sono molto più organizzate e sono in grado anche di gestire problemi complessi, quindi io sono una sostenitrice delle donne nella ricerca. È vero che ci vogliono anche gli uomini, nel senso che il gruppo di ricerca diciamo migliore è il gruppo interdisciplinare e anche che abbia diciamo dei generi sia maschi che femmine che persone che arrivano da formazioni diverse. E visto che in un campo così difficile, così complicato e specialistico è anche un problema, soprattutto adesso in Italia, trovare i fondi. Si parla moltissimo di cervelli che vanno via, dunque non restano nella nazione che li ha formati, tra l'altro una delle migliori al mondo. E che cosa si può fare per aiutare la ricerca, a parte avere i fondi, che è già un problema di per sé. In un momento di crisi come questo, senza la scienza, senza la ricerca che tra l'altro state facendo voi, non si va molto lontano. Allora, l'Italia è un paese che non ha mai investito molto in ricerca e questo purtroppo non è una notizia di adesso, ma la ricerca è stata sempre un po' la Cenerentola, forse, delle priorità italiane. È possibile però, cioè la ricerca è, diciamo, deve essere vista come non autoreferenziale e diciamo valida a livello internazionale. Quello che io ho visto è che i progetti di ricerca buoni vengono finanziati da organismi anche non italiani, quindi l'Unione Europea finanzia progetti di ricerca, altre organizzazioni, nel nostro ambito abbiamo la FAO, abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità,
sanità animale, la Bill & Melinda Gates Foundation, insomma ci sono delle fondazioni che mettono a disposizione fondi per la ricerca. Il mio invito ai ricercatori italiani è quello di diventare realmente competitivi, perché la ricerca deve essere competitiva con la C maiuscola e quindi deve anche utilizzare questi fondi che sono fondi diciamo non nazionali. Secondo lei cosa si può fare per aiutare ragazze, ragazzi, chi vuole dedicarsi a questo mestiere che non è molto redditizio, diciamo? No, non è molto redditizio, ma soprattutto non è per tutti. Devo dire, la ricerca soprattutto non è un parcheggio. Per essere un buon ricercatore bisogna avere determinate caratteristiche. Quello che io chiedo ai miei ragazzi è, allora, io trovo fondi per finanziare una certa attività. Li faccio lavorare per 3-4 anni, una volta che loro si sono formati, hanno imparato, devono essere in grado di trovarsi fondi, perché fondi a pioggia per la ricerca in Italia non ci sono mai stati e di certo a livello internazionale non funziona così, quindi è un mestiere difficile per il quale bisogna essere portati. Posso consigliare, io ho scritto un libro, questo libro si chiama I virus non aspettano e non parla di virus, ma parla della passione per la ricerca e parla anche delle avventure di una ricercatrice italiana in giro per il mondo. E, insomma, è un libro scritto per i giovani che è divertente, leggero e che forse può dare delle indicazioni o delle dritte ai giovani che vogliono intraprendere il suo lavoro. Una ultima domanda, in Italia l'università funziona molto bene, l'università scientifica, però i nostri studiosi molto spesso se ne vanno. C'è un motivo per cui lo Stato, le istituzioni non danno minimamente considerazione a questo campo, non soltanto a questo, ma a quello che fa parte della cultura in genere e tra la cultura anche la scienza? In Italia, questo però insomma, non lo dico io, quello che manca è un approccio serio al merito. E purtroppo le persone più meritevoli che magari non trovano qua il modo di realizzare i loro progetti alla fine finisce che vanno all'estero. Questo è un peccato perché i ricercatori italiani, le persone di cultura italiana sono state formate in Italia, quindi sono state imposte nel paese ed è peccato quando queste persone emigrano. Bisognerebbe, come ho detto al presidente Napolitano quando ho avuto modo di incontrarlo, bisognerebbe avere un'attenzione particolare per la ricerca scientifica e per le eccellenze di questo paese, perché se le perdiamo, perché vanno all'estero, noi non ci riprendiamo più, soprattutto perché noi non siamo in grado di attirare eccellenze. E questo è un problema grosso, perché insomma, come ho detto prima, i gruppi di ricerca che hanno più successo al mondo sono gruppi di ricerca che hanno ricercatori che vengono da parti diverse del mondo. Noi invece praticamente i nostri gruppi di ricerca sono fatti solo di italiani e forse anche neanche di migliori italiani. Bisogna aprirsi per questo premio meritatissimo. Grazie. Grazie.